Buongiorno, da qua. Siamo pronti, adesso andremo. Siamo pronti. Andiamo, penso sia di sopra, non lo so, non abbiamo ancora capito. Comunque, facciamo la salita delle Esten. Scritto Esten, non so come si pronuncia. Che non è Segra. È di fronte a Segra. Una punta un po' più bassa, circa 500 e rotti metri. Ma è da lì c'è la vista migliore per vedere la Segra, che... e tutti i fiordi, intorno e le altre montagne. Che quindi noi facciamo quella lì. Sì. Dovevo dire che Segra è questa punta famosissima, fotografata in tutti i cataloghi di, insomma, è il punto più iconico di Segna. Noi non siamo dei grandi camminatori. No, diciamo. Ma infatti è solo, sì, quant'è? 1800 metri più o meno il percorso. Ecco, sono 600, no, 500 metri di dislivello, quindi una roba easy. Dopo il prekenstall dell'anno di 2 anni fa, anzi, penso che sia facile questo. Intanto passeggiamo in mezzo al borgo. Ci sono delle case bellissime anche qua. Più che altro con una vista che ci possiamo solo sognare noi. Le biciclettine, guarda. Oh, sti tappeti per saltare dappertutto li hanno. Qui c'è anche un rifugio, l'avevamo letto. Sì, perché giustamente è aperto tutto l'anno questo trekking. E quindi magari d'inverno non è male venire qua a rifacillarsi alla fine o all'inizio. Qui qualcuno ha dimenticato un biberon. Ci sono le lucine di Natale. Frigorifero con il lucchetto. È un frigo? Sì. Ma pensate, c'è la corrente elettrica per ricaricare i telefoni. Un vabbè. Immancabile. Braciere. Il bracciere. Devo dire che c'è poca legna, si vede che devono metterla poi. Bene, a dopo, se sopravviviamo. La vista inizia a farsi interessante, già da qua. È già caldo. Vabbè. Parte in piano del percorso, in mezzo al boschetto. Dove è Segra? Ma noi non è il Mon Barone. No. Al Monte Rosa. È Segra. È Monte Franco. È Monte Franco, di Cicco, quello lì. Dai, dai, guarda che siamo in vetta quasi. Vetta? Sì. Dobbiamo andare lassù. Capisco perché non hanno fatto un ascensore. O un montacarichi o una seggiovia. Seggiovia, perché non una seggiovia? Per la pista da sci, tu dici, eh? Sì, andiamo in cresta! Wow! Tanta roba, non so se si sente, tanta roba, anche col vento. C'è anche Gigetto lì. Che fastidio, sembra un zanzarone gigante. Oh, là, smorta su lì. Ele, sei pronta per il rush finale? Dobbiamo salire lassù. Ma che traia. Ma non sono uno stai in becco. No? Comunque, allora,
posso dire la mia? Sì. Si vede che appunto magari l'ha fatta già 10.000 volte. Però vanno su, wow, cioè non si guardano neanche intorno. Tutti fisicati. Che senso ha? Cioè nel senso, ho capito che devi tenere il ritmo. Io parlo perché non sono faccio partire in Italia, quindi sono proprio una pivella. Ah vabbè, noi siamo venuti anche per fare le foto, i video. No, però no, che per il reportage, per i nostri follower. No, comunque no. Merita. Anche se, diciamo la verità, sarebbe stato meglio farla, aspetta, perché se no si sente, al pomeriggio. Perché al pomeriggio la luce è giusta per fare le foto. E cioè oggi, a Segla. Al mattino siamo contro luce. Al mattino si è contro luce, ma oggi pomeriggio grava di nuovo brutto, quindi siamo per tutto. Wacciuala wala wacciua. Vamos alla playa. Oh. È bello, viene adesso. Oh. Dice. Siamo sulla vetta dell'Esten, 565 metri sul livello del mare. Abbiamo fatto una camminata di circa 2000 metri. Camminata. Cioè, l'ultimo pezzo direi che è quasi una arrampicata. C'è un dislivello di appunto 560. E di fronte c'è Segra. Cosa stai facendo? Ah, ti capì? Mi scappa da qua. Allora, ci stiamo godendo la vista del Segra. È veramente mozzafiato. Le sue impressioni. Avevo fatto un passaggio abbastanza ostrico. Lì è bello ripido, il problema è che c'è terra, si scivola. No, e qui le pietre non sono fisse. Non è carino. E non ci sono neanche. Io le chiamo maniglie, non so. No, diciamo che magari una ferrata. Una ferrata non stava male, esatto. Vabbè, ma sappiamo che in Norvegia sono matti, quindi. Sì, bene! Però... No, tutto questo per avere questa vista. Eh già. Guarda Ele, qui sembra un piccolo pericentrone. Noi eravamo lassù prima. Guarda, se non sembra un pulpito di roccia anche quello. Guarda chi c'è qua. Ciao. Cosa fai? Prendi il sole? Bello caldo, sta bene. Azzarola, che vista da qui. Visto? Tutto bene, eh? Sì. La sua è la vetta. Dove eravamo prima. Allora, da qua su si vede il borgo di pescatori dove abbiamo fatto passato la notte, non ieri ma l'altro ieri. E là dove c'è quel molo. Le casette bianche, e infatti venendo di qua verso sinistra si vede l'altro paesino dove c'è la fabbrica del pesce.
scesi. Siamo scesi. Siamo soddisfatti? Sì, dai, sì. Sì, merita. Vi faremo poi vedere il tracciato che abbiamo nel nostro percorso, vabbè, è quello comunque consigliato. Sì, no, diciamo che a un certo punto si può scegliere se fare ripartire. Sì. Se fare un anello, come abbiamo fatto, sì, noi, salire. Allora, salire di lì, sì, così, e salire là, da su. E poi scendere da lì. Da questa cresta qua. Se no, via, diciamo, meno, e salire e scendere di qua, praticamente, dove stiamo scendendo. Ede, ce l'abbiamo fatta! Ci abbiamo messo 1 ora e 53, nonostante le pause, quindi sì, dai, 2 ore sono abbondanti, 2 ore a salire, 2 ore a scendere. Complimenti questi in moto, tanta roba. Dalla Polonia, PL, sì. Bella Africa Twin. E mo andiamo a fare la pappa. Pomodoro e mozzarella light. No, mozzarella di bufala abbiamo. Dobbiamo farla. Io svuoto il frigo, tutto quello che c'è di commestibile. Oh, non scherzavi, mi hai fatto davvero il pomodoro e mozzarella. Certo, c'era la bufala da finire, sennò. Ah, bufala, però c'è anche il crudo. Watchers don't do and do is don't watch. So let's get to it. Let's get. Intanto siamo usciti dal tunnel che mi faceva venire l'ansia, 2 chilometri strettissimo, vabbè. Però la vista è mozzafiato, ieri era brutto, non si vedeva, adesso è uno spettacolo. Siamo saliti sul traghettino. Allora, ci siamo registrati su Faripay, ma non, ci vogliono 2-3 giorni prima che il sistema ci riconosca, quindi abbiamo pagato cash, cioè con la carta. E praticamente, se ho visto bene, sui 20 euro, dura circa 35 minuti la traversata.